Presidente Amendola, passo davanti, scusatemi, sta avvenendo una cosa che ci riempie un po' d'orgoglio. Ormai ci sono queste sorte di gemellaggi, no? La capitale del gelato che viene la capitale d'Italia, abbiamo la presenza del sindaco, si capisce che ormai si è cresciuti sotto questo aspetto, ormai ci sono dei capisaldi, la mostra storica, il grande SIGEP, il Papoge, il Paradriatico, con Roma, abbiamo il Tirreno, cioè ci sarà una sorta di percorso ormai di valorizzazione del gelato con manifestazioni annuali come la vostra che è biennale. La stessa puntata di Levante Prof, io andai a Levante Prof l'edizione scorsa e fu una sorpresa grandissima, con una marea di visitatori che non avremmo mai immaginato di vedere. Ecco, io mi chiedo questo, in un'ottica di competitività, di concorrenza, si può sperare che ci sia però un unico intento, cioè fare in modo che la comunicazione che diamo ai gelatieri, ai pasticceri, ai cuochi, piuttosto che ai consumatori finali, la guerra, tra virgolette, tra riviste, tra fiere, tra aziende e alle spalle, oggi abbiamo tutti un unico obiettivo di cercare di far andare avanti una filiera che dà da mangiare e dà da lavorare a tantissime persone. Roma, in questo caso, capitale d'Italia, da sempre mi sembra che abbia cercato collaborazioni. L'ospitalità qui per noi e per Longarone mi sembra un esempio eclatante. Volevo un tuo parere. Grazie. Intanto buonasera a tutti e grazie per essere venuti. Volevo confermare un attimino quello che Franco poco fa ha detto, e cioè che ci sono delle conflittualità in atto tra quartieri, ci sono conflittualità in atto tra testati, ci sono conflittualità in atto tra associazioni, tra di categorie, tra le aziende, eccetera. Io una cosa che ho sempre affermato, che ho sempre cercato di portare avanti, di far capire a tutti quanti, è che nelle guerre non c'è chi vince o chi perde, ma normalmente perdono sempre tutti, perché poi alla fine si contano i morti, non si contano i vincitori, si contano i morti. Per cui trovare delle soluzioni che possano evitare che questo accada credo che sia compito di quelli che come me, come lui e come tutti coloro che vivono la quotidianità di questi settori. È un compito che ci dovremmo prefiggere tutti e che dovremmo cercare di svolgere con, ma neanche intelligenza, in questo caso penso che sia sufficiente anche solo il buonsenso. Intanto grazie per l'accettazione della chiusura del quadrato, che poi non è un quadrato ma una losanga, perché partendo da Longarone, passando per il Sigi e poi sull'Adriatico, Roma sul Tirreno e scendendo poi a Bari, è chiaro che abbiamo chiuso una losanga che abbraccia un po' tutta l'Italia, e questo ci fa piacere, e mi fa anche e soprattutto piacere poi parlare per quella che è la mia cultura, il mio programma, il mio DNA, parlare anche di un volume che è il volume che Luciano ci ha regalato per virgolette. Perché? Perché sì, è vero, siamo nell'era di internet, se si parla c'è la televisione, sono 3.000 cose. Ma il rapporto che si riesce a creare quando si ha in mano un libro, si vanno a sfogliare delle pagine, si legge, si guardano delle figure, eccetera, è un rapporto che ancora nessun mezzo tecnologico riesce a superare o ad eguagliare. È una cosa veramente grande. Noi oggi parliamo, forse i giovani magari non tanto, ma quelli della mia età si ricordano ancora la show doppia. Però ce la dobbiamo ricordare, già nessuno ne parla più tanto. La Divina Commedia, un libro scritto secoli e secoli fa, ancora se ne parla e se ne leggono le pagine. Il libro è qualcosa di insostituibile, di veramente raro e prezioso, e io sono grato, e come me dovrebbero essere grati tutti coloro che hanno la cultura come momento di piacere, di relax e di conoscenza. Il libro rimane sempre, sempre il momento principale. Intanto confermo che a novembre ci rivedremo tranquillamente a Longarone, perché inizieremo in quel momento un nuovo anno di lavoro, un nuovo anno di rapporti, un nuovo anno di contatti, e a questo punto mi fa piacere invitarti anche a Bari. Se non ti dispiace essere presente con noi anche a Bari, perché chiuderemo simbolicamente questo tracciato che è stato iniziato un anno fa. Grazie a voi, grazie a tutti, e aspetto a Bari, e quantomeno si c'è per due anni.
capo, c'è un lapis. Grazie mille.